pomeriggio, benvenuti amici di Casalotto, vi stavamo aspettando per offrirvi come al solito consigli stupendi. Avete visto cosa è successo in settimana, grandi estrazioni, quindi continuate a seguirci con tanto affetto come lo fate sempre. Poi oggi avremo tante notizie, allora vi anticipo dei guai cinesi per Dolce & Gabbana, infatti dovevano fare una mega sfilata a Shanghai. E non si farà più niente, i cinesi sono molto arrabbiati perché Gabbana sembra che avesse insultato su Instagram la Cina, no? Lui ha detto che gli account sono stati hackerati, che non è stato lui, quindi vedremo come andrà a finire. Poi, ecco una bella, questa mi piace perché hanno vinto Pechino Express le due signore della televisione, la Ruta e la Rossetti, coppia televisiva quasi 60, quanti anni, 60 anni ciascuno. Mamma mia, belle, dai, complimenti, io ti favo per loro. Poi, anche questa è bella, dovremmo appunto prendere esempio, perché dalla Svezia arriva la Plastic Potato, una sostanza plastica derivata dalle patate che è biodegradabile in solo 2 mesi. Quindi magari lo prendessero, lo adottassero tutti i paesi. Poi pettegolezzi, appunto gossip, Paris Hilton che si doveva sposare appunto a fine anno, invece ha detto di no, appunto un mese prima del fatidico sì. Adesso l'ex fidanzato ovviamente vuole l'anello, che è un anello da 2 milioni di euro, proprio una cosettina, ma lei non glielo vuole dare. Vedremo se siete d'accordo. E poi ecco, adesso si fanno i paragoni tra vabbè, Baby George, il figlio appunto di Kate e William, e il Stefano, il figlio di Pierre e la Beatrice Borromeo. Infatti già si chiedono qual è il più bello, il più ammirato. Ma poverini, lasciateli in pace. Allora, il sondaggio di Elisa invece chiede a che ora andate a dormire. Che curioso, vediamo, lo scopriremo. Un bacio enorme, un saluto al nostro Lio e complimenti a Lio e Marco per i risultati di questi 2 giorni, di martedì e giovedì. Grazie. Lio, sono pronta per parlare dei guai cinesi di Dolce & Gabbana. Ai ai ai. Dispiace molto perché guarda, sarebbe un danno pazzesco per l'azienda, perché sai, non avere il mercato cinese sei fritto. Beh, io in realtà Infatti. non ho ben chiaramente, ma di più per la Rossetti. Comunque hanno vinto. Bene, bene, non Hanno ho visto vinto. quella puntata.